Gli amici e nemiche della muffa, benvenuti a Bolzano alla Clim House 2017. Oggi è sabato, mi sono portato dietro un po' di staff di Basta Muffa e stiamo dando un'occhiata alla fiera. Ho trovato alcuni padiglioni interessanti, ho trovato anche dei fornitori da cui già ci forniamo dei nostri prodotti top e ho fatto un sacco di domande ovviamente anche a altre aziende, soprattutto quelle produttrici di pannelli isolanti e altre forme di barriere contro il freddo e contro la muffa. Insomma, la cosa che per me è la migliore notizia della giornata è che non ho trovato un prodotto migliore di quello che già offriamo. Quindi la buona notizia è che chi acquista il nostro trattamento Basta Muffa sta acquistando i migliori prodotti disponibili sul mercato, ovviamente per quanto riguarda l'isolamento termico e la soluzione dei problemi di condensa delle nostre pareti. Quindi anche per quest'anno probabilmente abbiamo scelto i migliori prodotti possibili. Ovviamente speriamo nelle prossime fiere di trovare qualcosa di nuovo per alzare sempre di un livello l'asticella. Ora adesso io continuo la visita, vediamo se ci sono argomenti interessanti magari da fare un'intervista o qualche domanda ai ragazzi dei padiglioni. Vado a farvi una sorta di panoramica di quello che c'è alle mie spalle. Insomma, la fiera è abbastanza popolata, un po' meno rispetto agli anni precedenti, mi dicevano chi sta da 3 giorni lì e alcuni erano un pochino stanchi, però comunque una fiera comunque riuscita, perché è l'unica a livello internazionale che parli di biodelizia, risparmio energetico e nuove tecnologie. Insomma, c'erano anche le macchine elettriche della Tesla fuori da mostrare, da ammirare. Ci vediamo nei prossimi aggiornamenti allora. Ciao da Giuseppe e dallo staff di Basta Muffa. Ciao, eccoci qui, siamo arrivati alla chiusura della fiera, si torna a casa, o meglio si torna in albergo, ma abbiamo ancora una giornata libera per dare un'occhiata a Bolzano e dintorni. Allora, bilancio della giornata, positivo direi, abbiamo conosciuto nuove aziende, nuove possibilità di rivestimenti termici, protezione delle nostre facciate, molte cose sono veramente interessantissime ma non riguardano il nostro settore, quindi non possiamo di certo diventare dall'oggi al domani i maghi del pannello isolante o del rasante miracoloso, però è stato utile scambiare 4 chiacchiere con i produttori che ci hanno spiegato queste nuove soluzioni, sempre più green per fortuna, ci si sta rendendo conto che non basta risolvere il problema del cliente ma anche preservare la sua salute. E quindi insomma mi dà conferma che la mia scelta di utilizzare soltanto prodotti certificati classe A+ è giusta e sono sicuro che nel giro di qualche anno, spero anche prima, questo sarà un obbligo per legge, visto che ancora in Italia non siamo obbligati a usare prodotti sicuri per la salute, e questo un pochino a volte mi preoccupa, però noi consumatori abbiamo modo di sapere quello che compriamo e ci dobbiamo informare su tutto quello che c'è dentro i prodotti, mi raccomando. Quindi mai usare la candeggina. Sono contento perché almeno oggi nessuno negli stand mi ha detto di usare igienizzanti a base di ipoclorito di sodio, però qualcun altro li vende evidentemente, quindi fuori da questa fiera non c'è magari quel virtuosismo che mi aspetterei, ma del resto sono scelte commerciali. Quindi direi che a questo punto vi saluto e ci vediamo per il prossimo aggiornamento. Ovviamente ci sarà una puntata di Muffa Advisor dalla camera di albergo di Bolzano e vedremo cosa ci aspetta. Speriamo di non trovare muffa ovviamente. Ciao e alla prossima.